La forza di Educazione Siberiana, della storia che ha raccontato Nicolai, è che è una grandissima drammaturgia. Tant'è che si sono sviluppate da quel libro un sacco di forme di comunicazione, non solo il cinema, il teatro, ma anche la pittura, anche tatuaggi, fumetti. Quindi secondo me la forza che c'ha Educazione Siberiana è che dentro a quel libro c'è talmente tanta roba, talmente tanta drammaturgia, che bastava solo prendere dal libro delle cose e poi andarle a racchiudere in una situazione teatrale. La maggior parte delle persone si adatta alle regole imposte dal mondo, si sottomette al potere, oppure cerca di diventare parte di esso. Noi seguiamo una via diversa, rispettiamo la libertà di ogni singolo individuo. Il testo teatrale si sviluppa attorno alla storia di una famiglia che è la comunità degli Yurka siberiani, e di un fuori che è tutto il mondo che gli Yurka siberiani con le loro regole detestano. Gli spiriti li combattiamo perché sono lo strumento che il governo usa contro di noi. Piede scalzo! Gli spiriti passano la loro vita ad ammazzare i nostri fratelli, a metterci in galera, a torturarci, a trattarci come se non fossimo di razza umana. Noi abbiamo il dovere di combattere chi vive grazie alla nostra morte, il loro pane, il nostro dolore. Non appena ho letto il libro, ho detto io non voglio partecipare a una esaltazione del negativo della violenza. E allora i drammaturghi Liling e Giuseppe hanno inscritto la storia, l'hanno inscritta dentro a due parentesi che sono due monologhini della madre che aprono e chiudono il lavoro. La madre, non per il fatto che è una donna, ma perché è madre, perché ha una sensibilità diversa. Anche all'interno della storia la madre interviene a frenare, a rimproverare, a dire vergognatevi. Insomma, è un elemento che mette in evidenza l'apparato critico che io desideravo saltasse fuori personalmente, perché non ci fosse un'esaltazione, diciamo, per fare un esempio, da BR, ecco. E quando arriva loro non tirarti indietro, perché alcune difficoltà si risolvono solo tramite il sangue e la morte. Chi capisce queste cose diventa una persona libera, un uomo vero, un criminale onesto. La forza di Nicolai è che lui sa benissimo che le forme di linguaggio sono diverse. Quindi non è mai legato a quello che ha scritto, è sempre uno pronto, aperto alla nuova esperienza che dal suo testo si viene a formare. Non si è ingelosito, insomma, del libro, assolutamente no, per niente. Ma in realtà è un romanzo di formazione, a conti fatti, ed è la storia sua in qualche maniera, non è soltanto un dato letterario, è anche un po' proprio la sua esperienza di ragazzo, di adolescente e di giovanotto. Tu però non hai sparato! Io non ho sparato solo perché il nonno me l'ha impedito, Giusto! Altrimenti gli bucavo la testa a quel pezzo di merda! Nel libro e nel film, diciamo, l'elemento che scatena le reazioni più forti e dunque poi la tragedia che si compirà alla fine è una ragazza. Noi invece non abbiamo una ragazza, ma abbiamo un mentecatto, detto con tutto il rispetto per coloro che non hanno mente, no? Certo. Mentecatto nel senso privo di mente, e che nel libro e nel testo nostro, forse anche nel film, viene chiamato il voluto da Dio, cioè il tramite tra il mondo di terra e la divinità. Questi si pongono a mezzo e sono per la comunità, sono coloro che trasmettono ciò che, secondo la comunità, Dio vuole loro comunicare. Gli spiriti sono i figli di Satana, i nemici del Signore. Quindi se uccidi i nemici del Signore, lui ti farà diventare un santo. Noi abbiamo cominciato facendo dei laboratori, e nei laboratori abbiamo lavorato soprattutto sull'ambiente familiare, però io sentivo la necessità che in scena ci fosse un altro luogo, un fuori dove raccontare quello che appunto era fuori dalla comunità. E devo dire che mi si è aperta la mente quando sono andato al Teatro San Ferdinando a vedere uno spettacolo di La Tella, che c'è del pianto in queste lacrime, e quando ho visto quello spettacolo ho avuto l'intuizione di come poter far lavorare il fuori,
E da lì ne ho parlato con Carmine e abbiamo sviluppato quella che è, che poi è diventata la scena. Ci sono addirittura sonorità differenti, cioè il fuori è un fuori anche sonoro. Certo. Non è, è, quindi è proprio esplicito. È, io azzardo, insomma, uso un aggettivo che forse è diciamo esagerato, forse è utopistico, non so, però è un po' epico quello che stiamo che proviamo a fare. Che proviamo a fare, ecco, diciamo. Mani dietro la testa, vecchio bastardo! Rukita Calamu! Ti sorprende il mio arrivo, vecchio! Besana, di a questo coniglio che qui intorno c'è gente armata, che i suoi amici rimasti a sorvegliare sono stati presi in ostaggio dai criminali. Questa comunità si unisce per combattere il crimine. Non racconto una palla. Io mi sono trovato splendidamente bene con tutti loro, perché loro hanno costruito qui a Napoli, a San Giovanni a Teduccio, una realtà teatrale che è impressionante in un mondo come il nostro, dove i politici dicono che con la cultura non si mangia. Bocchina mia, taci, ecco. Durante una prova io volevo dirgli una cosa che secondo me non funzionava benissimo e aspettavo il momento giusto per dirglielo. Poi gliela dissi e lui mi rispose: hai ragione, questo è un difetto che dovrò correggere. E a questa risposta io ho capito che non si diventa grandi per caso. Venite a teatro, mi raccomando, ma venite, correte, perché lo spettacolo è magnetico e anche breve, insomma, nel senso che dura un'ora e mezza, è una cosa che a noi ci piglia molto. Sentiamo che il pubblico risponde, almeno finora, sempre risposto splendidamente. Abbiamo fatto sold out in parecchi punti, parecchie città.